Signore, per il tuo nome le vuoi benedire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Cristo è risorto. È veramente risorto. Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo spirito ammetterci a pregare con le tue stesse parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, l'infinita bontà, che nell'unico pane spezzato rendi più salda l'unità dei tuoi figli, benedici noi e questi tuoi doni, e fa che riuniti con gioia a questa tavola di famiglia, nel nome del tuo Figlio risorto, lo riconosciamo come nostro unico Signore e cresciamo nell'amore reciproco. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buona grazie. Si stendono, scende ormai la sera e si allontanano entro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora tornerà sempre. Resta con noi, perché ormai si può essere.